un Kashan rimareggiato cerca di tenere il secondo posto contro il Coreglia di Bomber Cardosi. Buon pomeriggio al Don Franco Fusai di Poggio per Kashan Poggio contro Coreglia. Ecco le due formazioni, partiamo dal Kashan Poggio con Levrini in porta, poi Mori Samuele, Magazzini, Lorenzo, Brega, Lorenzoni, Salotti, Del Giudice, Tomei, Magazzini, Riccardo e Bertoncini in panchina, secondo portiere Marcantoni, poi Bertolini, Gabriele, Giuliani, Bertolini, Michael, Grassi, Alex e Borghesi, mister Roberto Giusti. Invece per il Coreglia 2018, dall'1 all'11 Berlingacci in porta, poi Cavani, Claudio, Michelini, Andrea Carrari, poi Michetti, Dinu, Giovannetti, Riccardo Biagioni, Tulipano, Massimo Cardosi e Becchelli in panchina, Casci, Romiti, Cardosi, Paolo, Camara, Biagiotti, Cecchini, Guidi, Alazza e Salifou, mister Costantino Cavani. Ecco le squadre che entrano in campo, il Kashan Poggio con la tenuta classica di casa, maglia oro con calzettoni e pantaloncini blu, invece Coreglia maglia di casa anche per loro con la maglia bianco-verde, pantaloncini e calzettoni verdi. L'arbitro di oggi è il signor Diego Gasperi della sezione di Lucca e tra poco l'inizio del match. Inizio ora, Kashan Poggio contro Coreglia. Attenzione bassa, Cardosi. Passaggio per Carrari, cross dentro, attenzione Giovannetti, la palla in zona, Tomei, attenzione, rischio, parata di Levrini, ma cosa stava combinando nella propria area il Kashan Poggio, in qualche modo si salva. Brega, attenzione, pressato da Becchelli, lancio lungo, non c'è fallo, Salotti, tacco, gran giocata, Salotti avanza, Salotti, Salotti, Salotti da solo, Salotti, scarta il portiere, Salotti! Al gol in solitaria per Salotti al minuto 15, gran controllo di tacco, salta tutti, anche il portiere va in vantaggio, il Kashan Poggio. Palla interessante per Cavani, attenzione, bravissimo Becchelli a saltare Moli, attenzione, cross dentro, tocco, gran parata di Levrini su tocco importante di Cardosi, siamo all'incirca i 20 metri, forse qualcosina di più, va Becchelli con il destro, barriera, allora Biagiotti dalla distanza, Levrini, secondo ottimo intervento, calcio d'angolo. Minuto 39, va Bertoncini con il destro, attenzione, parata, calcio d'angolo. Cross dentro, attenzione! Si gira Magazzini, Lorenzo, ma non colpisce troppo forte. Riccardo Magazzini in pressione, Michetti alza la parabola, Carrani, attenzione. Giovannetti anticipa tutti, li brucia tutti. Palla interessante, attenzione per Cardosi, Cardosi davanti a Levrini, Cardosi! Alto, attenzione Becchelli. Cambio campo interessante per Cavani, stop Cavani. Da lontano! Alla, attenzione Bertoncini, palla intelligentissima per Salotti, attenzione Salotti, va Salotti, chiusura spettacolare di Michelini. Cavani contro Salotti, Magazzini non riesce ad arpionarla, Giovannetti per Biagiotti, avanza Biagiotti, un po' stanco il Kashan, Biagiotti prova da solo, attenzione il capitano va con il mancino, non ci ripensa, allora Biagiotti fa tutta l'assa, attenzione Biagiotti col mancino, fuori. Cambio campo a cercare Bertolini, Michael, chiusura di Biagiotti, attenzione, Salotti, vince il contatto, Salotti, l'arpione, attenzione! Con il destro, allarga per Del Giudice, ancora Del Giudice, ci ripensa, ancora Del Giudice, fuori misura. Dentro, attenzione, libera, allora Magazzini, Riccardo, spostato da Cecchini, può ripartire con lei, a Giovannetti. Giovannetti, schierato abbastanza ordinato il Kashan Poggio, Giovannetti però dello spazio, ci può provare, Giovannetti si allarga per Cardosi Massimo, Cardosi in aria, Cardosi, attenzione, Cardosi esterno, attenzione, Tulipano, 1-1, Tulipano al minuto 35, il Coreglia la pareggia con Tulipano, Camara. Giovannetti, attenzione che il Coreglia riparte veramente bene, attenzione, Cecchini in aria, Cecchini, ancora per Giovannetti, tiro debole, para Levrini. Del Giudice cerca Michael Bertolini, attenzione, palla interessante, Bertolini al volo, fuori,
posizione in modo regolare. Camara, attenzione, Giovannetti per Tulipano, posizione regolare per l'arbitro. Tulipano, cosa, attenzione, Camara, cosa ha sbagliato Camara, è un passo dalla porta, minuto 40, occasione gigante per il sorpasso del Coreglia. Tulipano, bella stretta da Tulipano, ancora cross di Mancino, attenzione, Levrini blocca con il destro, cross dentro, attenzione, di tacco Bertoncini. Allora Cecchini dalla distanza, volo, liscio che c'ha il suo, Salotti, Cecchini, Bertoncini, calcioni lunghi, Carrari per Cardosi, Magazzini, Lorenzo, intervento importantissimo. Palla per Carrari, dalla distanza ci prova Carrari, fuori misura. Ancora Michael Bertolini, sterzata, salta Camara, con la Bertolini, non salta però Carrari. Allora Carrari per Camara, Camara, attenzione, tutto buono per l'arbitro. Carrari, Carrari ancora, Camara, c'è una terra del Casciana, Camara, Levrini si oppone, attenzione Biagiotti, ha dello spazio, può crossare dentro, attenzione Magazzini, da Camara, fuori, Salifu, attenzione, spostato, triplice fischio, 1-1 tra Casciana e Coreglia, Casciana che aveva pregustato la vittoria comunque con un'infermeria abbastanza ingombrante, riesce a portare a casa il pareggio e il premio come miglior giocatore se lo prende Levrini Enzo. A tra poco con le interviste. Siamo qui in zona mista con uno dei migliori in campo, oltre a Brega che ha fatto una gran partita, Enzo Levrini, perché hai fatto 2-3 interventi tra primo e secondo tempo che hanno tenuto prima il vantaggio e poi anche il pareggio dopo il gol subito da Tulipano. Una bella partita per te e un punto che sta un po' stretto perché eravate in vantaggio in tutto, ma visto anche i problemi di infermeria è un punto buono, dai, poteva andare peggio. Sì, 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 il primo tempo abbiamo giocato bene, dopo il secondo tempo siamo un po' calati, purtroppo gli infortuni ci hanno penalizzato, però siamo riusciti a tenere abbastanza in partita, dai, e tutto sommato un punto diciamo che va bene. Sono qui in zona mista con mister del Casciana Giusti, con un'infermeria abbastanza piena, come giudica la partita in totale e ci sono stati alcuni cambi per infortuni, com'è la situazione? Intanto i ragazzi oggi hanno dato veramente il 110%, perché siamo arrivati qui in condizioni disastrate, con un'infermeria strapiena, 6 giocatori titolari fuori, gente che è malata all'ultimo momento, giocatori al 50% in campo, e quindi i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto un primo tempo secondo me molto bello, lo abbiamo messo in difficoltà il Coreglia, il secondo tanti giocatori erano da mesi che non si allenavano, quindi un calo fisico ci stava, abbiamo portato a casa un pareggio, viste le condizioni e visti gli ultimi 20 minuti direi buono. Siamo qui in zona mista con mister Cavani, pareggio fuori casa per voi, si può definire un risultato positivo o negativo anche a fine della classifica generale che vi posiziona fuori dai playoff? Io sono contento perché fare un punto qui è sempre difficile perché è un campo molto ostico. E poi per come si era messa la partita, che siamo andati in svantaggio, insomma siamo stati bravi a recuperare, abbiamo avuto anche la possibilità di vincerla, però in questo campo qui probabilmente in tante squadre faticheranno per fare punti. E come vede la sua squadra da qui a fine anno? Qual è l'obiettivo del Coreglia? Allora, l'obiettivo del Coreglia sono i play-off, quindi siamo cresciuti molto dall'inizio del campionato ad oggi. Quindi sono contento e penso che lotteremo noi e il Casciana Poggio fino alla fine per i playoff.